La Cremonese esce con un pareggio 1-1 dallo stadio Bentegodi contro il Chievo, quindi spezza il tabù che vedeva i grigiorossi sempre in difficoltà contro i gialloblu. A Bentegodi infatti non avevano mai segnato un gol e preso un punto in Serie B. Ci pensa Gaetano a subito inizio ripresa con un bello scambio insieme al compagno Strizzolo a segnare un bel gol del pareggio. Gaetano che nel primo tempo si era un po' smarrito ma che si è ritrovato subito con un gol pesantissimo. La Cremonese quando ha rimesso sui binari giusti la partita ha tentato ancora la zampata vincente, ha sofferto le ripartenze del Chievo, ci sono state un paio di occasioni, un paio di rimpalli che hanno favorito il Chievo che si è fatto pericoloso, ma Carnesecchi ha fatto sempre buona guardia. Poi a un certo punto si vede che il risultato poteva anche andare bene, la Cremonese ha cominciato a tenere un po' più la palla, ha abbassato i ritmi della partita, ha tenuto il possesso soprattutto sulle linee arretrate, quasi a cercare il varco giusto che non è più arrivato. E poi nel finale c'è stata la reazione veemente del Chievo che evidentemente impensierito più di perdere la posizione playoff ha costruito un assedio attorno all'area grigiorossa, ma il risultato alla fine non è più cambiato. Da segnalare poi la partita di Buonaiuto, è entrato al primo minuto della ripresa, è stato tolto al 36esimo da Pecchi. Evidentemente l'allenatore non è stato contento dell'operato del giocatore, che non è uscito contento dal campo perché insomma, 36 minuti la partita è durata veramente poco. Era stato messo proprio per fare la differenza, evidentemente non è stato così per gli occhi dell'allenatore. Un punto che la Cremonese porta a casa con soddisfazione, il secondo pareggio consecutivo, soddisfazione perché il Cosenza ha perso ad Empoli, quindi il vantaggio sui calabresi della Cremonese sale a 10 punti, basta tenerne 5 per essere salvi matematicamente vita replay out, per cui al di là dell'Ascoli, del risultato dell'Ascoli, il vantaggio portato a 10 punti sul Cosenza è importante da gestire nelle prossime due partite che mancano. La Cremonese tornerà in campo allo Zini contro il Pescara, quindi basta poco per avere la salvezza matematica. Invece, per quanto riguarda chiaramente altri discorsi più ambiziosi, occorrevano ben altri risultati. Quindi, un punto che alla fine può anche andare bene per quello che è stato poi il campionato della Cremonese, che ricordiamo lo scorso gennaio quando Pecchi è arrivato era ancora quart'ultima in classifica con 15 punti. Un bottino, una scalata che mette quasi al sicuro i grigiorossi, per la matematica manca veramente poco, non dipende solo dal Cremonese chiaramente, ma anche dal Cosenza. Comunque un buon punto, un buon pareggio, soprattutto buona la rimonta di una squadra che nel primo tempo sembrava un po' smarrita dopo il gol concesso a Fabbro 24esimo, che invece ha tolto subito la zampata con Gaetano e poi è rimasta bene o male in controllo del match.